Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché sono uscite le novità che effettivamente dovevano in realtà uscire domani. Le hanno fatte uscire prima e in realtà non so neanche il perché, sinceramente, però commentiamole insieme e cerchiamo di fare anche un po' di chiarezza, un po' di ordine su quello che effettivamente è stato riportato. Cominciamo dalla prima. Prima notizia, ovvero l'incremento del level cap delle armi. Quindi da questo momento in poi, o per meglio dire, da dopo la manutenzione, avremo la possibilità di poter incrementare il livello delle armi dal livello 90 al livello 120. Quindi abbiamo un grandissimo upgrade di praticamente altri 30 livelli che consentiranno non solo di avere statistiche in più, ma sicuramente ci consentiranno anche di avere delle refined abilities un po' più sostanziose, il che per alcuni personaggi è assolutamente un bene, però in termini di risorse potremmo effettivamente faticare un pochettino prima di riuscire a portare diverse armi a livello 120. Insieme ovviamente al livello delle armi 120 verranno sbloccate giustamente anche i materiali per sbloccare giustamente queste armi. Quindi dicevamo che oltre all'aggiunta di questi nuovi livelli per quanto riguarda le armi, avremo giustamente anche delle nuove premium quest che sbloccheranno i materiali per upgrade delle armi. Ovviamente viene riportata anche la nota di fare attenzione a quando si completano ovviamente le premium quest, perché in base a quando le si vanno a completare si potrebbe rischiare di perdere già quelle nuove che partiranno praticamente già da domani, quindi di conseguenza fate attenzione. Andiamo indietro, dove finalmente è stata ufficializzata anche la feature della Double Summon. Feature della Double Summon di Ifrit e Bahamut, che verranno uniti a quanto pare per creare un attacco più potente e più più forte e anche più incisivo, no? Dal punto di vista delle battaglie, dove praticamente anche la nuova doppia summon verrà aggiunta sempre a partire da domani. Andiamo sempre con l'altra informazione, perché è stato annunciato anche il nuovo Ranking Dungeon. Nuovo Ranking Dungeon che questa volta prenderà luogo all'interno dell'industria, comunque della fabbrica abbandonata, dove praticamente avremo la possibilità di sfruttare un elemento, nella fattispecie il vento. Praticamente come funziona il Ranking Dungeon lo sappiamo benissimo: costruire il team e poi successivamente riuscire a fare il punteggio più alto. Come sempre cercherò comunque di dedicarmici appena avrò comunque la possibilità di farlo, e poi pubblicherò ovviamente le mappe del Ranking Dungeon sia sul mio gruppo Discord che anche nel gruppo della community, oppure successivamente poi pubblicherò i video dove farò vedere le run, o comunque farò vedere le mie run con alcuni suggerimenti e trucchetti, sia per il percorso più semplice, quindi senza affrontare il super boss, e poi invece la seconda run, comunque la seconda strada, dove andremo ad affrontare anche il super boss. Ovviamente si otterranno ricompense con i vari punti che sarà possibile ottenere, e poi come potete notare l'informazione di strategia per quanto riguarda questo dungeon è utilizzare l'elemento vento, che era stato praticamente uno degli elementi che abbiamo avuto qualche tempo fa. Se vi ricordate periodo Yuffie, anche Eris, che metteva appunto riduzione della difesa fisica più danni vento, Yuffie che ha preso l'Arcanum vento, quindi abbiamo diverse possibilità per gestire effettivamente l'elemento del vento. Ovviamente sappiamo benissimo come funziona il Ranking Dungeon: abbiamo una classifica con giocatori che verranno inseriti all'interno di un gruppo, questo gruppo avrà la possibilità di potersi sfidare, e poi chi avrà i punteggi più alti prenderà ovviamente ricompense diverse. Abbiamo le classifiche dal primo al decimo, poi dal decimo al centesimo, e poi centesimo 300, 300 500 e così via.
Altra notizia, invece, abbiamo praticamente la campagna, ovviamente, del Limit Break Campaign, che sarebbe appunto questa campagna che stiamo avendo proprio in questo preciso istante, con il banner identificativo di Cloud e Glenn, che hanno ottenuto rispettivamente l'Arcanum Ghiaccio con Arma Ghiaccio per Cloud e l'Arcanum Acqua Fisico con Arma Sempre Fisica per Glenn. Quindi è possibile poter li ottenere all'interno delle pool che scadranno poi direttamente ad aprile. Ciò che invece non sapete è che praticamente avremo anche la possibilità di ottenere un nuovo banner invece giorno 20. Quindi giorno 20 avremo un altro banner che sicuramente avrà come protagonista Zack e Sephiroth, che sono gli altri due personaggi che si riescono a vedere dalle informazioni e anche dal capitolo stesso che giustamente abbiamo potuto vedere tramite l'evento. Quindi chissà che cosa si riuscirà a fare, noi siamo curiosi e quindi aspetteremo con ansia. Inoltre sono stati pubblicati praticamente i video sul canale YouTube del canale Square Enix, tutto ciò che riguarderà appunto la prima settimana della campagna e tutto ciò che riguarderà la seconda settimana di fine campagna praticamente. Quindi avrete la possibilità di poter guardare tramite i video già esplicativi tutto quello che sarà inserito all'interno del gioco. Detto ciò, non ci sono altre notizie che devo comunicarvi, semplicemente il fatto che il data mining purtroppo è sempre più difficile all'interno del gioco di Ever Crisis, quindi le notizie comunque sia saranno sempre più tardive e qualora dovessero effettivamente esserci delle notizie importanti probabilmente si sapranno, ma come ben sapete io non faccio video se non tratto più notizie, perché non ha senso. Cerco di farle accumulare, cerco di avere comunque un minimo di possibilità di potervi comunicare delle cose, perché altrimenti non avrebbe senso. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!